Ciao a tutti, sono Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione Beyond. Come forse saprete, stare nello spazio può comportare una serie di complicazioni per il nostro corpo, dall'osteoporosi alla nausea, alla perdita di massa ossea e muscolare, problemi cardiaci, disturbi alla vista, diabete. E qui a bordo questi effetti negativi sono dovuti alla microgravità, mentre sulla Terra molti di questi problemi sono causati dall'invecchiamento. Per questo, quando siamo qui sull'ISS, noi astronauti siamo delle ottime cavie per lo studio di misure utili a prevenire patologie legate all'età e alla sedentarietà. Anche la diagnosi e la cura di malattie neurologiche che comportano disturbi delle capacità motorie possono beneficiare della ricerca spaziale che facciamo qui a bordo. Oggi in particolare vi illustrerò l'esperimento Amyloid Aggregation, portato qui nello spazio grazie all'Agenzia Spaziale Italiana. Con questo esperimento vogliamo capire se le malattie come il morbo di Alzheimer si sviluppano con più facilità nello spazio e in ambienti simili. Il morbo di Alzheimer è legato a un'anomala aggregazione di proteine nel cervello. Qui a bordo dell'ISS abbiamo l'incredibile opportunità di studiarla in assenza di peso e di studiare la struttura di questi aggregati proteici per capire come e perché si formano. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che hanno ideato l'esperimento Amyloid Aggregation, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'azienda Altec, hanno inserito delle speciali proteine, che si chiamano peptidi di amiloide, nel tappo di alcune provette che sono state portate qui a bordo. Durante l'esperimento io ho attivato queste provette miscelando le proteine con un liquido e poi lasciandole in incubazione per osservarne l'aggregazione. Lo stesso esperimento viene eseguito contemporaneamente anche a terra. Le differenze osservate tra gli aggregati ottenuti a terra e nello spazio ci consentiranno di chiarire se un astronauta è maggiormente predisposto a sviluppare malattie come il morbo di Alzheimer. Tale aspetto dovrà essere tenuto in considerazione nell'ottica di missioni spaziali di lunga durata, ma anche per capire meglio come e perché questa aggregazione avviene in generale. Se volete sapere come va a finire questa storia e se la ricerca nello spazio potrà aiutarci a prevenire o combattere malattie debilitanti come il morbo di Alzheimer, continuate a seguire me, l'Agenzia Spaziale Italiana e le missioni di tutti gli astronauti italiani. Ciao e a presto!